se non vogliono stare all'interno della previdenza certo. complementare, c'è un altro strumento? Possono accantonare, ne abbiamo parlato ieri, perché i PIR possono essere intestati anche a persone minorenni. Ah, giusto. Quindi lì c'è ancora più flessibilità, perché c'è una normativa dedicata ai PIR, ma non ci sono, diciamo, parliamo dei paletti della previdenza complementare. Prima abbiamo parlato di percentuali, no? Di anticipazioni. Ma posso farlo anche a rate nei PIR? Allora, i PIR puoi fare, è esattamente come un fondo comune di investimento, quindi possiamo versare, possiamo avere la regola di avere un piano di accumulo da 500, minimo 500 euro al mese, oppure possiamo versare versamenti saltuari a seconda delle nostre disponibilità. L'importante è rispettare i limiti dettati dalla normativa, e la normativa oggi, dal 2022, abbiamo detto ieri, prevede fino a un massimo di 40.000 euro l'anno. Ora, parlare di un ragazzo giovane che versa 40.000 euro l'anno sono tanti, ma se uno ha a disposizione 5.000 euro l'anno, versa 5.000 euro l'anno. Se ha 3.000 euro, versa 3.000 euro. Cioè, c'è un da 0 a 40.000 lo può versare. Vuole fare un PAC con cadenze regolari, minimo sono 500 euro al mese. Anche perché smentisco questa cosa che c'è sui social, che i giovani siano chiusi, che stanno sul divano. Io conosco tanti ragazzi, tanti giovani che universitari, che durante il periodo estivo lavorano, si danno da fare, hanno un reddito, hanno la capacità di poter risparmiare. Esatto. Per cui, sempre sull'esempio di prima, ragazzi giovani che hanno il classico regalo del compleanno dei nonni, piuttosto che un ragazzo che lavora per due mesi d'estate e quindi ha il gruzzoletto, piuttosto che ha un tempo determinato e quindi magari c'è il TFR finale, questo lo può destinare al piano individuale di risparmio. Il vincolo, lo sappiamo, fiscale, per avere l'agevolazione fiscale, sono detenere questo piano individuale di risparmio almeno per 5 anni, ma è un vincolo che permette di accedere ad un'agevolazione. Non significa avere una penale se un soggetto disinveste prima. Se disinveste prima, la regola vale degli investimenti tradizionali. Invece di avere l'esenzione dalla tassazione sulle rendite finanziarie, sui rendimenti finanziari, pagherà la tassazione in caso di guadagno nei confronti dei rendimenti finanziari.